Paolo Conte, come il Napoleone Antonio, come le stavo dicendo, come l'allenatore della Juve. E comunque era wonderful, bellissima, bellissima. Non so di che anno è, Simo, poi non lo dici perché mi ricordo sempre. Ho fatto la scaletta e io sono curioso. Bentornati di nuovo in diretta, signori. Questo è Drinconare il suono del cocktail. Caro Fabio, adesso ti tocca il Eccoci. fatidico, non lo so, momento del test della verità. Le domande secche. Intanto ti faccio anche io i complimenti, bravo, mi sei piaciuto anche l'esecuzione. Spero che da Grazie. casa possano apprezzare tutti quanti, diciamo, le operazioni. Io le chiamo operazioni. Comunque, il modo di preparare il cocktail, cioè che arrivi al vostro, come si dice, al vostro pensiero, alla vostra immaginazione, che possa comunque entrarvi bene dentro. Fabio, io faccio sempre le classiche domande di rito, qualsiasi barista che è passato da qui: com'è Certo. nata la tua passione? Com'è nata? So io che sono nato dentro a questo posto, praticamente la mia mamma ci ha sempre avuto il locale Ricordiamo dove comunque, ora bar. lavoro, il Caffè Carducci, e quindi di conseguenza io ci sono nato dentro e da lì è venuto tutto. Immagino come grandi, per fare il caffè c'è prima il banchettino, per salire sopra la banchetta. Lo Lo sgabello, un sgabello, classico. quello, con lo sgabello. Un classico. Io ancora mi accingo a prendere un attimo il martini in manata. Ma se Francesco, c'è anche delle domande anche te da fare a Francesco? Ah sì, buonanotte. Fabio, non so se sei arrivato. E io volevo chiedere a Fabio quali alcolici aveva, con quali alcolici avrebbe preparato il suo drink. Allora, dunque, il drink che prepareremo dopo è un after dinner, quindi un drink da dopo cena, diciamo. E più che alcolici userò dei liquori, quindi saranno la crema di whisky, la crema di cacao bianca, il caffè espresso e la crema di latte. Quindi, diciamo, non è una cosa tanto forte, è un drink molto ruffiano, semplice, e Servito. spero. Servito in coppa cocktail. La tecnica che userò è quella dello shake, si dice shake and strain, quindi Shake and strain, praticamente la sì. shakerata e il filtraggio, che in questo caso sarà doppio, proprio perché essendo una crema non devono entrare dentro al bicchiere pezzettini di ghiaccio che Ok, quindi durante la double strain, shakerata, quindi double diciamo. strain, esatto. Esatto. Senti, e con questo ovviamente ricordiamo, hai vinto la tua prima gara, la tua prima interregionale. Aibes, ricordiamo Esatto. l'Aibes, Associazione Italiana Baristi e Sostenitori, nata nel 49 in Emilia Romagna, non mi ricordo, Esatto, comunque a esatto, casa del Conte Spalletti. E la tua prima gara hai vinto, è esatto. È bellissimo, queste cose sono poi, come si dice, fortuna. dritto come un La chiodino. fortuna è più Come ti è venuta? Ecco, io l'idea, io ti dico una domanda che poi è semplice per quanto complicata: come ti è venuto in mente un cocktail del genere per arrivare primo? Le cose fatte meglio vengono sempre per caso, e questa è una di quelle. L'idea era totalmente un'altra. Loro davano delle direttive per cui doveva contenere almeno 2 centilitri di caffè e doveva essere dosato a un massimo di 7 centilitri con servizio in coppetta cocktail. E volevo fare una cosa completamente diversa, da lì l'idea di farlo comunque sia ruffiano, che potesse piacere un po' a tutti, e è venuto fuori questo qua. Ah, così, e poi ha Spontaneo, semplicemente spontaneo. vinto. Saluto Marco Franci, che è fratello di Isaio. Buonasera Franci, può anche parlare, eh? Ormai ti ho pizzicato. Buonasera. Che hai già assaggiato qualche cocktail. T'ho visto, furbone, Non t'ho è visto. vero. Come no, ti ho visto che ti allungavi sul nostro Perfect Manhattan, che devo dire È molto buono. perfect. E se devo dare un giudizio tecnico, me l'aspettavo più secco rispetto a un Manhattan classico. Pensavo che risultasse più secco. Però, cioè, non mi farebbe male, nel senso, se uno me lo offrisse oppure come scelta. Giustissimo. E quindi abbiamo detto, come ingredienti sceglieremo della crema di cacao bianca, e mi Esatto. avevi detto anche un trick, comunque, del Baileys, che è crema di whisky, ovviamente, Esatto, sì, e crema di del caffè whisky. espresso, che tra poco arriverà, che stiamo preparando, siamo solo dimentica, e tra poco lo fa, tra poco lo fa. Esatto, è lui, il Tra poco lo rumore che fa. stiamo E aspettando poi è hai detto, quello lì. prima di andare fuori onda, un trick, come hai detto, come decorazione, che ti stavo Come ascoltando. decorazione, diciamo che poi sì, fa parte anche del gusto, visto che è una crusta, e è una crusta di zucchero imbevuto nella crema di cacao scura. Quindi praticamente la crema di cacao. Eccolo. Eccolo. Questo è l'originale, È lui, eh? Peccato, non si sente. sta arrivando. Sta Quindi nel arrivando, frattempo facciamo veloce così almeno poi prendiamo subito il caffè sta arrivando. Mi stavi dicendo la decorazione, poi andiamo fuori onda. è Guarda. una
è una decorazione praticamente che usa questa crema di cacao scura come collante, diciamo, per far rimanere lo zucchero attaccato al bicchiere, gli dà un po' di brillantezza, e sopra metterò soltanto delle scaglie di cioccolata fondente e un quadratino di cioccolata fondente sempre sul bordo del bicchiere. Semplicissimo, essenziale. E si chiama, non l'abbiamo ancora detto. E si chiama creme della crema. Vabbè, detto questo, signori, mi lasciamo un attimino, ci vediamo tra pochissimo, ci sentiamo tra pochissimo, sempre su Drink On Air, il zona del cocktail, l'unico programma dove il cocktail si cerca e si gusta mixato dalla buona musica, perché questo è Drink On Air.